Bentornati ragazzi nell'angolo dello Svapolex. Oggi qui con noi altro liquido. Oggi vi parlo del Filomena, ragazzi, di Bablito, mi sembra, sì, di Bablito by Triple M. Allora, ragazzi, questo è un liquido che troviamo dentro la, come ve la posso spiegare? La vera torta della nonna, quella soffice, quella buona, con un velo di limone e un tocco di deliziosa vaniglia. Allora, questo qua ragazzi è un liquido 70-30, la boccetta da 50 ml, questa volta boccetta di plastica, come potete vedere, con sopra la chiusura con tipo non stile unicorn, però c'ha questo cosino che voi lo svitate, si alza e esce il liquido. Allora ragazzuoli, Mix Series, ovviamente da aggiungere la base di nicotina se siete abituati alla nicotina, oppure base neutra, oppure la tenete così. Allora, naso, sentiamo subito la fragranza del limone. Limone a naso, secondo me, è anche abbastanza, per il velo che dicono di esserci, abbastanza si sente. Sì, si sente abbastanza. Poi sotto c'è anche la dolcezza della vaniglia e di tutto quello che c'è. Però senza perdere altro tempo, ragazzi, lo andiamo subito a drippare. Ok, così direi basta. Allora ragazzi, svapato, il limone non è così persistente come lo sentite a naso. Svapato si sente subito quella torta, quel pan di Spagna, mi viene da dire, quella dolcezza della vaniglia e solo dietro si sente quella freschezza, quell'aroma di limone. Perciò per chi magari non è molto amante dei fruttati o come magari non può piacere il limone ad alcune persone, si sente veramente poco, è giusto proprio un velo, non è molto invasivo. Di conseguenza, come cremoso, è molto valido anche per le persone che non piace il limone, come dicevo prima. Questo liquido, secondo me, può essere svapato tranquillamente. Buono, molto buono. Molto particolare, a differenza magari del Sicilia, che è quel limone molto carico e anche quella crema che si sente veramente, veramente dolce. Questo qua, ragazzi, è un liquido veramente leggero, sono quegli aromi che si sentono, non si sentono, sono veramente leggeri e di conseguenza svapabili tranquillamente. Allora ragazzi, io detto questo non ho nient'altro da dirvi, vi dico solamente di passare dai siti internet, i post, Facebook, lasciate un bel like ragazzi, così rimanete sempre aggiornati sulle nuove novità che arrivano in negozio, e sito Instagram, che anche lì Andrea lascia sempre tutte le novità, tutte le cose nuove che arrivano e non arrivano, perciò mi raccomando, andateci, iscrivetevi, lasciate un bel like e state tranquilli che non rimarrete delusi. Per questa recensione è tutto, io vi saluto. È buono, eh? Buono, buono, buono. Ciao ragazzi.